iniziato a suonare quando ero bambino perché i miei genitori mi mandavano me e mio fratello alla scuola della banda del paese dove sono nato. Mia madre suona il clarinetto, tuttora suonava in banda e quindi siamo stati mandati a studiare, io la tromba, mio fratello il sassofono. E è un qualcosa che c'è rimasto perché comunque entrambi abbiamo continuato, a suonare. Mio fratello era un bravo sassofonista jazz. E niente, quindi il mio primo approccio alla musica è stato veramente da bambino, avevo 8 anni. Quindi è stato un qualcosa che c'è sempre stato. A un certo punto, naturalmente, con l'adolescenza, avevo molta voglia di suonare la tromba, ma in qualche maniera sono riuscito a non perderla mai totalmente di vista. Quindi a un certo punto, poi, alla fine della scuola superiore, ho iniziato a scoprire, anche grazie a mio fratello, il jazz. Soprattutto io sono stato fui molto colpito da un disco, mi ricordo ancora, dell'Art Ensemble of Chicago, e quindi diciamo che il mio primo amore per il jazz è venuto tramite poi il free jazz, che è stata veramente la prima cosa che mi è interessata, che non è proprio, diciamo, classicamente uno prima si interessa al jazz e poi arriva al free jazz. Invece per me è arrivato in questa, insomma, un po' all'incontrario, e alla fine poi, diciamo, ho risalito la corrente e mi sono interessato anche a quello che c'era prima, insomma, al jazz precedente. Quindi diciamo che dalla fine della scuola superiore ho iniziato a approcciarmi in maniera un po' diversa alla musica suonata, a farmi delle domande diverse su quello che era anche, diciamo, la musica. Che cosa diceva, cosa veicolava, e quindi tramite il free jazz poi, diciamo, mi sono avvicinato sempre anche a forme molto più radicali, anche nell'improvvisazione, appunto, la libera improvvisazione europea, fino alla musica classica contemporanea. Insomma, è stata tutta una cosa abbastanza organica e abbastanza, diciamo, insieme, tutto molto non confuso, però in maniera molto organica, ecco, non trovo altre parole per spiegarlo. Quindi inizialmente diciamo che il mio interesse era anche con la tromba suonare questo tipo di musica, quindi ho studiato un po' di jazz, cioè ho studiato tromba da bambino in banda, poi sono stato alla scuola di musica di Fiesole per qualche anno, poi i miei maestri però sono stati soprattutto Tormino Mariannini e Luca Mariannini, da cui diciamo, ho avuto un insegnamento ibrido di musica classica e jazz, però il mio, diciamo, interesse poi musicale era di suonare appunto la musica improvvisata in senso un po' più libero. In questo senso per me è stato molto importante per quanto riguarda la tromba. Scoprire la musica di Bill Dixon proprio per un diverso approccio proprio al linguaggio trombettistico. E quindi, diciamo, molto rapidamente poi mi sono interessato anche alla musica improvvisata di stampo più libero. Ho fatto degli incontri proprio qui a Firenze, sono stati abbastanza importanti, con Edoardo Ricci, Eugenio Sanna a Pisa, con tutto il collettivo Burp, che insomma mi hanno in un certo senso aperto dei nuovi orizzonti a livello musicale in età abbastanza, giovane. E negli anni successivi ho fondato anche un gruppo che esiste tuttora, ora sto andando un po' a braccio, quindi sto mettendo tutto, la linea temporale forse un po' si perde, però nel 2011 ho formato un
gruppo insieme appunto a Edoardo Ricci e Daniela Fantechi, che si chiama Blutwurst, è un ensemble che esiste tuttora, con l'intento all'inizio di fare improvvisazione libera, di stampo cameristico, diciamo così. Ero interessato molto a certe esperienze inglesi degli anni 60-70, però poi rapidamente si sono aggiunti molti altri musicisti. Oggi siamo in 7, ho deciso perché appunto tra Edoardo Ricci e Daniela Fantechi ci sono Maurizio Costantini, che poi è anche stasera qui a suonare, Michele Lanzini, anche lui stasera qui a suonare, Cristina Abati e Luisa Santa Cesaria. E quindi questo gruppo continua ad andare avanti, ci sono stati poi degli avvicinamenti vari. Non facciamo più improvvisazione, ma anzi facciamo solo brani composti da noi o da altri musicisti, compositori con cui collaboriamo. Diciamo, il cambiamento che è avvenuto nella storia di Blutwurst è un po' anche il cambiamento che è avvenuto per me, nel senso che sono passato da una musica libera, totalmente senza forma, in divenire, spontanea, a invece volere controllare quello che succede nella forma musicale. Io non sono un compositore nel senso provetto, ma invece è la mia collega Daniela Fantechi, però col tempo mi sono sempre più interessato all'organizzazione del suono, e proprio tramite Blutwurst, dove io e Daniela poi in genere componiamo e organizziamo insieme i pezzi, ho iniziato anche a pensare di organizzare altri pezzi in una forma organica, non saprei come dirlo. Quindi diciamo che nel tempo sono passato dal prediligere una forma molto aperta di organizzazione musicale a una molto chiusa, a me adesso, in cui faccio sia nell'ensemble in cui sono, sia in questo contesto, pezzi totalmente composti. Per quanto riguarda questa fase seconda della mia esperienza musicale, le influenze sono moltissime, però c'è tantissimo ascolto di musica che ha durata molto lunga, che si concentra soprattutto su suoni di lunga durata, quindi direi un certo tipo di minimalismo, è sicuramente l'influenza più importante. Nei pezzi di stasera sono 3 pezzi, in verità le ispirazioni sono due cose che mi interessano molto, diciamo, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, e sono la musica antica, soprattutto la musica rinascimentale italiana, e la musica classica del nord dell'India, che ho iniziato a studiare da qualche anno in seguito a varie vicissitudini, e che adesso è una delle mie grandi passioni. Studio con Gianni Ricchizzi, che è il mio maestro, diciamo, principale, e con Nafisuddin Anesuddin Dagar, che ho conosciuto a Jaipur. Però, facendo un po' di ordine, abbiamo stasera, insomma, grazie a Francesco Toninelli, Michele Lanzini e Maurizio Stantini, che gentilmente hanno accettato di suonare questi pezzi, insomma, e li hanno suonati anche bene, perché non sono proprio semplicissimi per vari motivi. Siamo riusciti appunto, posso presentare questi 3 pezzi. Il primo si chiama trio perché è per un trio di 3 persone,
altri strumenti, in verità può essere suonato da qualsiasi strumento che può sostenere le note, è un trio di strumenti che appunto possono sostenere le note a lungo. In queste cose abbiamo contrabbasso, violoncello e la marimba suonata con l'archetto. Diciamo che per la composizione di questo pezzo mi sono ispirato in maniera totalmente mia e anche un po' naif alla musica rinascimentale italiana. Ho studiato un po' in maniera un po' elementare, un po' di contrappunto, un po' di tecniche compositive, appunto della musica classica rinascimentale, soprattutto italiana, e in questo pezzo un po' appunto, senza alcuna appunto volontà di comporre della musica rinascimentale, c'è questa influenza, diciamo così. E così anche nel piccolo pezzo in duo per contrabbasso e violoncello, molto breve. Mentre il terzo pezzo è un pezzo per contrabbasso solo e bordone, in questo caso appunto il bordone hanno fatto marimba e violoncello. Si tratta di un pezzo scritto a partire da un raga notturno, uno dei raga notturni più famosi della tradizione dell'India del Nord, si chiama Raga Malkaus o Malkosh, che è un raga pentatonico e si suona intorno a mezzanotte. E niente, partendo la struttura del raga l'ho completamente rispettata, quindi è una riscrittura in maniera naturalmente quello per uno strumento che non è contemplato. Mi piaceva poi che fosse uno strumento fatto suonare contrabbasso sempre pizzicato, perché mi piaceva che ci fosse questa cosa, non so perché, però avevo voglia di questo tipo di strumento. Ma anche questo pezzo non è stato scritto specificatamente per uno strumento, può essere l'ho registrato anche per pianoforte, ad esempio, perché sono pezzi quasi tutti per strumentazione libera. No, una cosa che ho, non so come mai, è mi piace sentire lo stesso pezzo suonato in maniera diversa, cioè con diversi organici o diversi strumenti. È un qualcosa che mi interessa molto, non so come mai, ma ho questa cosa. Quindi ho una mia idea di suono che mi interessa, quindi su questa la prospettiva, in verità ho dei parametri estetici abbastanza stretti, mi interessa di muovermi in un ambito abbastanza stretto poi musicalmente parlando, almeno per quanto riguarda appunto le cose che compongo io, che hanno tutti delle similitudini. Sicuramente l'assenza di vibrato nell'esecuzione è un qualcosa che mi interessa e che a volte è anche faticoso per gli strumentisti, soprattutto strumentisti classici, abituati comunque a utilizzare questa, perché è normale nella musica occidentale. Però soprattutto dopo, da quando ho iniziato a studiare musica classica indiana, è un qualcosa che sento sempre di più. Mi piace il vibrato se è un effetto preciso, se c'è per qualche motivo. Altrimenti preferisco che sia venga prodotto un suono privo di vibrato il più possibile, naturalmente, ecco, per quanto possibile. Mi piacciono sempre le dinamiche, mi piace il piano, il pianissimo, mi piacciono le lunghe durate, mi piacciono le note lunghe, mi piacciono i fenomeni naturali per quanto riguarda proprio l'interazione fra gli strumenti quando si creano battimenti oppure suoni appunto acustici, anche casuali, particolari. Mi piace il riverbero naturale delle stanze, e anche se complica le cose in generale, sì, mi interessano queste cose, quindi
se ci sono queste cose, poi mi interessa molto anche sentire gli stessi pezzi suonati da altri strumenti, rispettando appunto questi parametri. Si può suonare, tutti i pezzi insomma che scrivo possono essere suonati da altri con organici diversi. Naturalmente stasera mi piaceva ad esempio il trio di contrabbasso e violoncello, sono strumenti che conosco bene anche perché insomma li ho frequentati molto anche nell'ensemble. Mi piace molto la tessitura grave e mi piaceva l'idea di, anche perché ho conosciuto Francesco Toninelli, che è un bravo percussionista oltre a un bravo musicista elettroacustico, di inserire la marimba, perché questo elemento comunque di legno mi sembrava che potesse sposarsi bene con il suono poi degli archi, e era interessante come cosa. È stato anche un po' un esperimento, però sono contento, ecco. Penso che abbia aggiunto un qualcosa di più magari rispetto a un trio d'archi normale. Naturalmente è un po' più difficile da gestire, perché suonare la marimba con l'archetto